Con l'inizio della scuola i tempi per preparare il pranzo oppure la cena si sono davvero ridotti, quindi portare in tavola un buonissimo piatto preparato in pochissimo tempo può essere davvero un'ottima alternativa. Quindi dai, prepariamo insieme questa mini parmigiana di finocchi preparato in pochissimo tempo. Vediamo come si prepara. Iniziamo la preparazione partendo appunto dai finocchi che andrò a eliminare le estremità. Per poi ridurre in fette partendo dalla parte finale. Le fette più o meno di questo spessore. Se necessario, passatele sotto l'acqua fredda, eliminando così ogni residuo di terra. A questo punto possiamo passare ai fornelli, quindi metto dell'olio extravergine d'oliva abbondante in una padella per poi posizionare le fette di finocchio. Quindi andrò a friggerli su entrambi i lati. Ottenendo questa doratura. Ci vorrà davvero pochissimo tempo. Nel frattempo che le fettine di finocchio friggono, mi dedico alla mozzarella, la mozzarella per pizza, che andrò a tagliarla in fette. Le fette più o meno sottili così. E ora iniziamo ad assemblare formando così la parmigiana, la mini parmigiana di finocchio. Quindi iniziamo a posizionare le fettine di finocchio nella padella con un filo dell'extravergine d'oliva. Aggiungiamo un po' di pan grattato. Per poi aggiungere le fettine di mozzarella su ogni fetta di finocchio. Per poi aggiungere un po' di origano. E continuo con le fettine di finocchio fino a esaurimento. Se vi piace la ricetta lasciate un like che aiuterà il prossimo alla ricerca di questa ricetta. Iscrivetevi al canale, è gratis, quindi davvero grazie mille e condividetela con tutte le persone che voi amate. Questi passaggi sono davvero importanti per aiutarmi a pubblicare tantissime future ricette golose. Assemblato tutto, non mi resta che mettere il coperchio e lasciar fondere a fiamma lenta la mozzarella. Ci vorrà davvero pochissimo tempo fino ad ottenere questo meraviglioso risultato. Con pochissimi ingredienti e in pochissimo tempo porterete in tavola un contorno oppure anche un secondo leggero, goloso e saporitissimo. Davvero, assolutamente vi consiglio di provarlo. Non mi resta che ringraziarvi per la visione e mandarvi un bacio e alla prossima ricetta. Ciao!